Guarda, io ho sempre detto che il doppiaggio è un male necessario, perché noi non siamo proprio abituati come tradizione, grazie a... nessuno di noi c'era quando, nell'immediato dopoguerra e anzi anche un po' prima, furono vietate le lingue straniere in Italia, per cui San Francisco diventava San Francesco, New York diventava Nova York, eccetera, eccetera. Quindi fu proprio le lingue straniere non dovevano esistere. E quindi nacque di conseguenza questa branca del mondo dello spettacolo che era appunto il doppiaggio, i cui primi doppiaggi furono fatti da italo-americani che parlavano tutti con l'accento così. Sembrava tutto un film di Stanley Ollio. Poi invece è iniziato in maniera seria e abbiamo raggiunto i livelli che abbiamo raggiunto. È ovvio che se tu conosci la lingua, ma la conosci così bene da poter seguire in lingua originale, va benissimo. Se invece questa lingua ti è un attimo sconosciuta o non sei così padrone della materia, voglio dire, per esempio, anche l'americano che è l'americano, ogni 6 mesi loro rinnovano i gerghi, le maniere di dire, poi ogni stato ha un suo modo di dire delle cose. Se non le sai, molto spesso poi le perdi. Allora, noi non siamo abituati a fare su e giù, su e giù, su e giù, occhio giù, occhio su, come spettatori intendo. E in più, come tu hai detto, il sottotitolo, per motivi di quello che si chiama tempo di lettura, l'occhio umano più di tot battute in un minuto, anzi meno, non riesce a percepire. Per cui a volte, e mi capita di vederlo adesso recentemente, visto che sono a casa e guardo, molto spesso dei sottotitoli sono così lunghi da impedire allo spettatore di poterli leggere in tempo. Quindi tu in teoria dovresti vedere un film 2 volte, il che farebbe felicissimi i distributori, perché così il doppio incasso: una volta vedi le immagini e l'altra volta ti leggi il sottotitolo. Quindi è 2 modi di vedere completamente diversi da noi. Io non dico che... Oddio, non è giusto pretendere che tutti conoscono le lingue, anche perché al di là dell'inglese, che ormai se non lo parli non sei nessuno, ma io ho doppiato dei film libanesi, non li ho mai fatti, ma ci sono una stragrande quantità di film cinesi, turchi, ecco, ho doppiato un film turco. Voglio dire, ma come fai? Quante lingue dovresti conoscere? Allora, c'è questa cosa un po' di sparare su di noi, soprattutto in passato. In passato noi eravamo considerati la sentina del mondo dello spettacolo, per carità. Oggi invece improvvisamente tutti ci cercano, vogliono, ci intervistano, fanno, dicono e compagnia. Questo a dimostrazione del fatto che tutto sommato abbiamo cercato almeno di fare le cose nel migliore dei modi possibili. Sai, il problema del doppiaggio è questo. Io devo fare in modo, come direttore e come dialoghista, non parliamo come attore, ma insomma, devo fare in modo che tu, spettatrice, esca dal cinema fermamente convinta che quel film sia stato girato in italiano. Quando raggiungo questo risultato, vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. Se c'è qualcosa che ti stona, se una voce ti disturba, se un'espressione, insomma, allora vuol dire che ho fatto male e c'è qualcosa di sbagliato. E il pubblico, grazie a Dio, sta diventando sempre più recettivo, il che dovrebbe essere una spinta per noi per lavorare sempre meglio. Poi da quando ci sono i DVD con le varie versioni, compresa l'originale, è implacabile. Se è sbagliato, lo si disgamana in un attimo, subito, all'istante.